Oggi celebriamo il giorno del ricordo e vorrei iniziare con questa immagine. Pensate di essere nella vostra camera da letto, di dormire e di sentire qualcuno non che bussa, ma che spinge, che sbatte sulla vostra porta. Scendete le scale, aprite la porta e trovate uomini armati che vi portano via, o portano via un vostro parente, vostra moglie, un vostro familiare. E di questa persona non ne sapete più niente. Bene, è quello che è accaduto a migliaia di persone durante la tragedia nel confine adriatico, migliaia di persone la cui unica colpa era quella di essere italiani. Venivano prelevate da casa, dagli partigiani slavo-comunisti di Tito, dopodiché venivano legate una all'altra con del fil di ferro e gettate in quelle cavità carsiche chiamate foibe. Oggi ricordiamo le vittime delle foibe di 350.000 italiani che sono scappati letteralmente dall'Istria, dal Fiume e dalla Dalmazia. Fu in realtà una scelta di libertà, un plebiscito italiano, come si dice. Gli istriani, i fiumani e i dalmati sono italiani due volte, una per nascita e la seconda per scelta. Scapparono dall'odio comunista, dalla paura di essere uccisi semplicemente perché italiani. Pordenone sta facendo in questi anni il suo dovere per onorarli e per onorare la memoria dei loro discendenti. Oggi in particolare abbiamo continuato questo percorso intitolando il chiostro della biblioteca cittadina a una ragazza italiana di 23 anni, una studentessa universitaria, che viveva in una terra da sempre italiana, l'Istria, una terra che parlava di Roma, di Venezia. 77 anni fa questa ragazza venne barbaramente seviziata per giorni e poi gettata viva dai comunisti slavi in uno dei buchi profondi delle montagne carsiche. Questi buchi si chiamano per l'appunto foibe. E questa studentessa si chiamava Norma Cossetto. Potrebbe essere uno di voi, potrebbe essere una ragazza, potrebbe essere vostra figlia, potrebbe essere una vostra parente. La sua colpa era quella di essere italiana e abitare in una terra italiana che i partigiani jugoslavi di Tito, del nono corpus titino, volevano occupare e annettere, così come fecero. Il tempo però è galantuomo e Norma Cossetto, di cui nessuno ha parlato per tantissimi anni, sta pian piano diventando, pur faticosamente, il simbolo delle migliaia di italiani uccisi nelle foibe a guerra ormai finita. Norma Cossetto e l'Anna Frank italiane. Entrambe sono accomunate da un destino tragico. Se l'unica colpa di Anna Frank era quella di essere ebrea, l'unica colpa di Norma Cossetto era quella di essere italiana. L'una fu uccisa dalla follia nazista, l'altra fu seviziata e poi uccisa dalla follia comunista. Ma mentre la memoria di Anna Frank è giustamente ricordata e celebrata, su Norma Cossetto è caduto per troppo tempo un vergognoso silenzio. Questo silenzio, come dicevo, si sta un po' alla volta sgretolando, anche grazie all'attività delle istituzioni, grazie all'attività di ricercatori, di storici, anche grazie alla vostra testimonianza, se sarete in grado di far vostro questo insegnamento e di poterlo poi trasmettere alle altre persone. Dispiace tuttavia registrare come ancora oggi sui giornali, sui social, sui web, vi sia sulle vicende del confine orientale un certo revisionismo che rialza la testa, talvolta in modo strisciante, talvolta invece in modo assolutamente sfacciato e vergognoso. Qualcuno scrive che non esistono testimonianze attendibili riguardo alla vicenda di Norma Cossetto, riferendosi all'intitolazione della lapide che oggi abbiamo voluto per l'appunto mettere nella biblioteca. È un po' come se qualcuno dicesse che non ci sono testimonianze attendibili su quanto capitato ad Auschwitz, ad Dachau o per la Shoah. Non voglio attribuire troppa importanza a queste parole subdole, che pure serpeggiano in ambienti irrimediabilmente legati a vecchie mistificazioni ideologiche, ma purtroppo ci sono persone che continuano, per delirio ideologico, a sostenere queste cose anche qui da noi, anche nella nostra città, anche nel nostro territorio. Voglio però fare un altro ragionamento. Immaginiamoci se le stesse parole fossero riferite alla povera Anna Frank. Ebbene, ne scaturirebbe giustamente uno scandalo e una riprovazione generale. E invece, quando si infangano i martiri delle foibe, gli esuli, non si registrano le voci indignate dei campioni della tolleranza, le prese di distanza dei custodi della democrazia e del pensiero corretto. Certo, si tratta di ambienti comunque minoritari, di ambienti imbevuti nell'ideologia, di ambienti nostalgici del comunismo, di ambienti per cui il passato non passa mai, ma che possono ancora prosperare grazie a un sistema di pensiero dominante che rimane in parte connivente e che non ha fatto del tutto i conti con i propri tabù ideologici. Sulla celebrazione del giorno del ricordo c'è sempre l'ombra di questa doppia odiosa
questa doppia morale odiosa. C'è il tentativo di sminuire quella pulizia etnica anti-italiana, in qualche modo di giustificarla. I fatti storici vanno contestualizzati, dicono costoro. Le colpe sono un po' qua, un po' là, ci ripetono. Sarebbe come se i genocidi degli ebrei o degli armeni si dovessero contestualizzare, in qualche modo capire, comprendere, e non invece condannare senza se e senza ma. Esistono ancora in fondo vittime di serie A e di serie B, orrori condannabili e altri tutto sommato giustificabili. Anzi, si va oltre, si dice che ricordare le foibe e gli italiani infoibati significa fare un uso politico e strumentale della storia. E allora domando, ricordare le vittime del comunismo, così come quelle del nazifascismo, significa forse fare un uso politico della storia? Bisogna forse evitare di ricordarle e di celebrarle? È vero esattamente il contrario. Si farebbe un uso politico della storia se non onorassimo quei martiri, se ci dimenticassimo di loro, come è accaduto per decenni di omertà, di silenzi, di mistificazioni perpetrate nello stesso momento in cui l'errore delle foibe è iniziato. È stata proprio la grande rimozione di quella tragedia a rappresentare un uso vergognoso della storia, un indottrinamento degno dei totalitarismi orwelliani. E oggi ricordare significa non certo riaprire vecchie ferite, ma anzi richiuderle grazie alla medicina di una memoria condivisa, senza ombre e senza reticenze. E allora diciamo le cose per nome, senza tacere nulla, senza acrobazie ideologiche e linguistiche, diciamo chiaramente che i carnefici furono i partigiani slavo-comunisti di Tito e che le vittime furono gli italiani in quanto tali, in quanto italiani. Diciamo che si trattò di una pulizia etnica, di un vero e proprio genocidio italiano, un olocausto italiano. E diciamo altrettanto chiaramente che purtroppo questo orrore ebbe l'avallo di tanti comunisti italiani, perché prima che italiani si sentivano comunisti. E quando gli esuli arrivarono in Italia non furono trattati come fratelli, ma furono trattati come dei reprobi, perché scappavano da quello che doveva essere un paradiso comunista e non era tollerabile che qualcuno fuggisse per appunto dal paradiso. E diciamo che quella pagina fu per tanti anni cancellata scientemente dalla memoria dei testi scolastici, perché coinvolgeva la responsabilità del Partito Comunista e dei partigiani comunisti. E non è nemmeno accettabile giustificare il massacro delle foibe in quanto reazione alle violenze del nazionalismo italiano, come se un genocidio potesse trovare una qualsiasi razionale legittimazione e giustificazione. Perché se le foibe sono state solo, e lo mettiamo tra mille virgolette, una reazione al nazionalismo e al fascismo, allora non si spiega come mai siano stati uccisi degli innocenti e soprattutto dei dichiarati antifascisti. Tanti antifascisti morirono alle foibe, tanti carabinieri, tante persone che non avevano alcuna compromissione con il regime del ventennio, ma vennero uccisi, ripeto, esclusivamente perché avevano la colpa di essere nati italiani ed erano contrari ad una instaurazione di una dittatura socialista. Non erano organici al disegno titino e al disegno del PC. Valgono a tale riguardo le parole del Presidente della Repubblica, Mattarella, le ho citate anche in altre occasioni, ma vorrei ripetervele e vi inviterei anche a risentirle attentamente. Dice Mattarella, riferendosi alle foibe e all'esodo, non si trattò, come qualche storico negazionista o riduzionista ha provato a insinuare, di una ritorsione contro i torti del fascismo, perché tra le vittime italiane di un odio comunque intollerabile, che era insieme ideologico, etnico e sociale, vi furono molte persone che nulla avevano a che fare con i fascisti e le loro persecuzioni. Ecco, se non si dicono fino in fondo queste verità, verità che sono state anch'esse infoibate per troppo tempo, rischiamo di trasformare il giorno del ricordo in una ricorrenza che fa ancora più male alle vittime, agli esuli, ai loro discendenti, invece che risarcirle della memoria strappata. E allora guardiamo avanti senza anacronistiche contrapposizioni, consapevoli che le vittime dei totalitarismi sono vittime, punto e basta, senza alcun distinguo, e tutte meritano di essere ricordate senza ucciderne anche la memoria, senza che la loro tragedia venga messa in discussione in alcun modo. Quindi mi rivolgo soprattutto ai ragazzi, cari ragazzi, siate liberi, siate assetati di verità, siate testimoni di orrori che non appartengono alla vostra storia vissuta, ma che appartengono appieno alla storia italiana, che devono essere conosciuti. Siate artefici di una Italia che non vuole più ripercorrere quei percorsi di sangue, di odio e di ottusa ideologia, ma in realtà è un'Italia che vuole confrontarsi civilmente per crescere in benessere, in ricchezza e in armonia.